Luigi Di Lello l'abbiamo conosciuto tanti anni fa quando ha presentato per la prima volta la sua accademia della Ventricina, che poi era all'interno della sua azienda agrituristica. Allora, che cosa è successo nel frattempo che anche nel Teramano qualcuno ha detto "Oh, ma ce l'abbiamo pure noi la Ventricina". Adesso si sta guardando già molto lontano, perché l'origine da quello che ci dice del termine Ventricina, poi in sostanza è la stessa. Sì, ehm, ventricina etimologicamente viene da ventre, quindi questo eh, dà origine sia alla ventricina del Vastese, parlo dal punto di vista etimologico, sia alla ventricina teramana. Solo che eh, sono quando le andiamo a mangiare, le andiamo e sono cose completamente diverse. A prima vista, però, eh, la ventricina messa nel ventre del maiale, sia quella vastesa dall'esterno, è identica a quella teramana, solo che quando lo apri, da noi trovi pezzi pregiati di maiale, prosciutto, principalmente, come si diceva prima nel convegno, e, e poco grasso, da quella teramana è il contrario, troviamo molto grasso e pochissimo magro, se non rifilature che quando tu aggiustavi il prosciutto, con il rifilatore di macro che veniva messo dentro il grasso, principalmente fino a toccare l'80-90% di quota grasso. Il contrario succede in quello va Opportunamente speziato, devo dire, con peperone e erbe aromatiche del Gran Sasso, viene fuori un bel prodotto da usare in tutt'altro modo, qual è adesso? E quindi, avendo questa. Origine l'idea era quella di superare i campanili non solo all'interno del Vastese, oggi, come si diceva, di non più legarlo ai comuni ma legarlo a un territorio come Vastese. Ma l'ambizione è, se ne parlavo con l'assessore Pepe, di vedere di cominciare a parlare di una ventricina abruzzese declinata in due modi diversi, quella teramana e quella Vastese. Però voglio riportare qualcosa che, perché queste due ventricine poi si sono separate? Perché prima. Eh, Lì è da ricercare in aspetti antropologici. Io, eh, studioso di aspetti economici e demografici, ho capito che molto probabilmente nel Teramano è diffusa la mezzadria, almeno nell'Ottocento, fino a tutto il Novecento, la prima metà del Novecento. La mezzadria la faceva da padrone, era un'origine un da cercare nella vicinanza con le marche. Nella provincia di Chiede, principalmente nel Vestese, era molto diffusa la piccola proprietà contadina. Cosa significa? Nella piccola proprietà contadina il contadino di di tutto ciò che sta nella sua azienda agricola, il maiale se lo ammazzava e se lo faceva come voleva, invece nel teramano si divideva al 53% il padrone e il 47% il mezzadro, e quindi tutto ciò che insisteva nel, sul, sul, sui fabbricati, sui terreni, veniva diviso con il padrone. E quindi e, va da sé che il contadino per lavorare aveva bisogno di energie e queste energie le assumeva dal grasso. Ecco perché il padrone si prendeva i prosciutti, ma molto probabilmente non per fare. Un danno agli agricoltori, ai mezzadri teramani, ma quanto quello di dargli qualcosa che gli serviva per il carburante per lavorare. Ecco quindi, spiegate, e l'antropologia in questo caso che differenzia le due cose.